Realizzare la demo di oggi abbiamo creato nella nostra infrastruttura di Patek due macchine gemelle. Questo perché? Per una questione di affidabilità, nel senso se magari io adesso mi connetto alla macchina 1 ed è spenta, è quello lì che faccio la demo sulla macchina 2, quindi non abbiamo diciamo una separazione dei ruoli, ma sono delle installazioni completamente distinte che non rispecchiano di quello che sarebbe lo scenario di produzione, perché tutti i servizi sono erogati da un'unica virtual, cioè da un'unica macchina fisica. Ok, passiamo alla demo. Questa qui è la dashboard Horizon, di cui avete sentito molto parlare oggi. Ovviamente ci richiede le credenziali di accesso, in questo caso entro come amministratore. Come amministratore la prima schermata su cui vengo rimandato è quella dell'overview generale delle risorse che attualmente sto utilizzando. In questo caso possiamo vedere che c'è un project che sta utilizzando due virtual CPU, 40 GB di disco, 4 GB di RAM e il consumo orario. Abbiamo anche la possibilità di fare un filtro basandosi su delle date prestabilite, quindi se noi vogliamo verificare il consumo dei progetti nell'arco di un mese abbiamo la possibilità di farlo. Dopodiché abbiamo la sezione relativa agli hypervisor. Qui ho le risorse attualmente allocate dall'hypervisor. Come possiamo vedere, noi abbiamo una macchina che ha 4 virtual CPU, quindi 4 CPU fisiche, 4 core, anzi, scusate, e 16 GB di RAM e 300 GB di spazio disco. Come potete vedere abbiamo due tab, una è l'hypervisor e una è il compute host. Ma perché questo? Perché come dicevamo, per OpenStack possiamo installare dei nodi compute che possono fare da front-end per i più classici hypervisor che tutti noi conosciamo. Quindi su compute host avrò il front-end di questo hypervisor, mentre su hypervisor avrò proprio la macchina fisica, il pezzo di metallo che ci eroga la capacità computazionale. Andando avanti abbiamo la suddivisione logica di cui vi ho parlato prima, ovvero gli host aggregate e la availability zone. In questo caso ne abbiamo due, una è quella interna e nuova è quella dove noi andremo a deployare le nostre stanze. Gli host aggregate qui ne possiamo creare di nuovi, come vi dicevo prima possiamo ad esempio creare SSD e all'interno faranno riferimento tutti gli hypervisor che hanno dischi SSD. Una breve panoramica delle stanze erogate all'interno di tutta l'infrastruttura OpenStack, perché come potete vedere io sono sul portale admin. Se voglio vedere le risorse allocate dal progetto admin devo andare proprio sulla sezione project e poi cliccare su instance. Invece io da qui riesco a pilotare tutto ciò che gira all'interno dell'infrastruttura OpenStack. Qui risalta subito all'occhio host, l'host dove sta girando, il nome dell'istanza, l'immagine da cui siamo partiti per erogare quell'istanza, gli indirizzi IP, i floating IP li possiamo considerare come se fossero degli IP di NAT, praticamente ci permettono di raggiungere la nostra macchina dalla rete aziendale e dalla macchina magari di raggiungere internet per scaricare pacchetti, eccetera, eccetera. La size in OpenStack viene definita flavor, ovvero è un pool di risorse predefinito per le stanze. Ne possiamo creare di nuove, ne possiamo modificare a seconda di quelli che sono i nostri requisiti. Lo status delle stanze e qui abbiamo le operazioni che possiamo compiere sulle stanze. Come potete vedere, Migrate Instance e Live Migrate Instance. Queste due funzionalità ci vengono in soccorso quando abbiamo necessità di fare una manutenzione sull'hypervisor che attualmente sta erogando queste virtual machine. Perché non abbiamo necessità di meccanismi di HA, ma non vogliamo neanche che se dobbiamo fare manutenzione sull'hypervisor, le nostre macchine vanno giù. Quindi in questo caso faremo una Migrate Instance. Passiamo ai volumi. Io qui posso andare a creare i volumi dove vanno a risiedere i dati persistenti, quindi il block storage, la seconda tipologia di storage di cui vi ho parlato.
i flavor, quelli che vi ho parlato prima. Il Tiny ad esempio ha una virtual CPU, 512 MB di RAM e un disco da 10 GB. Questo qui, diciamo, io lo utilizzo per scopo di test, perché comunque 10 GB sono un pochino, però abbastanza pochino. Ne posso creare di nuovi o modificare quelli già esistenti. Qui le immagini che io ho aggiunto alla mia infrastruttura. Da questa immagine noi andiamo a rilasciare le nostre istanze. Fate attenzione, perché queste immagini qui non sono le classiche ISO che noi scarichiamo dai mirror e ci andiamo a installare il sistema operativo, ma sono delle immagini già preconfezionate per essere erogate su infrastrutture di tipo cloud. Quindi diciamo che hanno una configurazione un po' particolare e sono già pronte, tra virgolette, e vengono customizzate durante il processo di deploy. Come potete vedere, il formato è QCloud2 e qui ho anche la size di questa immagine. Io l'immagine posso definire se è pubblica o meno. Che cosa si intende per pubblica o meno? All'interno del mio project io vado a mettere la mia immagine, magari con la mia applicazione. Non voglio che tutti possano accedere a quell'immagine e deployare Virtual Machine partendo da quell'immagine, quindi la definisco come privata, diciamo, quindi flaggerò public come no. Io, avendo aggiunto delle immagini al portale amministrativo quali 100S, ho la necessità che queste immagini possano essere utilizzate da qualsiasi project. Abbiamo una panoramica delle network che afferiscono a tutta l'infrastruttura, quindi per i vari project. Abbiamo i servizi di identity, quindi come dicevo prima, se io ho la necessità di creare un nuovo project perché la nostra azienda deve rilasciare la nuova applicazione, magari progettazione ci va a rilasciare determinati requisiti. Noi che cosa facciamo? Creiamo il progetto, nome, applicazione, demo. Andiamo a definire i membri utenti di questo project. Volendo possiamo anche definire gruppi di utenti, quindi per esempio sysadmin, e ci andiamo a mettere tutti gli utenti che afferiscono al gruppo di sysadmin. Quindi in questo caso non andremo a definire utente per utente all'interno del progetto, ma determiniamo direttamente il gruppo. E soprattutto la quota. Io qui posso andare a limitare il numero di risorse che questo determinato project può utilizzare, in modo che la scalabilità non ci va a cannibalizzare le risorse di tutta l'intera infrastruttura open stack. Quindi in questo caso potrei mettere 4 virtual CPU. Questo progetto può erogare al massimo 50 istanze, può andare a creare 50 volumi, può creare 60 snapshot, può creare 1 terabyte di volumi e può allocare magari 8192 megabyte di RAM. Qui possiamo andare a creare gli utenti, qui possiamo creare i gruppi e possiamo creare ruoli. Come vi ha già detto Michelangelo, tutto ciò che possiamo fare tramite la dashboard, diciamo che è un subset di quello che si può realizzare invocando o l'API o invocando la CLI. In questo caso OpenStack non ci dà la possibilità di creare tramite interfaccia grafica un ruolo con determinate grant, ma quello lì lo andremo a definire dentro un file di configurazione. Ad esempio, un utente può accendere solo una virtual machine, andremo a definire che il ruolo VMPower può fare solo queste determinate tipo di azioni. In questo caso abbiamo dei ruoli di default, ovvero admin, che significa amministratore globale di tutta l'infrastruttura OpenStack, oppure member, ovvero è l'amministratore del project che io vado a creare. Sul project dell'utente volevo giusto farvi vedere questa cosa. Access and Security. Io qui ho il security group di default che andrò ad allocare alle virtual machine, e in un security group io vado a definire quali sono le regole firewall da applicare a quel subset di virtual machine. Come potete vedere qui io ho permesso l'accesso tramite SSH, tramite HTTP, HTTPS, eccetera, eccetera. Se ho necessità di aprire un'altra porta, basta che vado a fare add rule e vado a specificare che tipo di regola firewall ho bisogno. Posso definire sia
se è in ingresso o in uscita. Un'altra cosa parecchio carina è che quando vado a creare delle network mi disegna la network topology. Come potete vedere, in questo caso io ho la rete esterna, quindi la rete pubblica è la rete della nostra azienda. Ho creato due router, uno è quello lì per le virtual machine e l'altro per i progetti che io andrò a creare all'interno dell'environment Murano. Difatti, come potete vedere, è stata creata una rete verde dove insistono due virtual machine. Passiamo a Murano. Queste qui sono le applicazioni aggiunte all'application catalog. Questo qui è solo, diciamo, un piccolo subset, perché se vado sui repository ufficiali ho la possibilità di scaricare ad esempio un package che mi vada a rilasciare un Tomcat con pochi click, oppure uno Zabbix se qualcuno di voi già lo conosce, o un MongoDB, un MySQLDB, eccetera eccetera. Oppure vado a crearmi il mio package come abbiamo fatto noi, e abbiamo creato due package distinti per MySQL, che uno è MySQL Master Container, ovvero questo container svolge la funzionalità di deployare un'istanza MySQL come master. Con MySQL Slave Container vado a definire l'indirizzo IP e la porta e le credenziali per connettersi al master, e automaticamente vado a rilasciare un container Docker che si aggancia in modalità slave al master che ho rilasciato poco prima. Qui su Manage posso vedere la lista di tutti i package, posso andare a importare un nuovo package o tramite file, o tramite una repository, o tramite una URL. Posso importare un bundle. Un bundle non è nient'altro che uno zip che contiene tutti i package in formato zip. Questo per una comodità, perché altrimenti ne dovrei importare uno per uno, magari me li scarico tutti, li metto tutti dentro uno zip, lo importo direttamente come se fosse un bundle e me li carico tutti insieme. Le categorie, come potete vedere qui io ho creato la categoria Docker Database, che non c'è di default ma basta un click add category, e posso vedere subito che ci sono tre package che afferiscono a questa determinata categoria. Passiamo un po' più alla pratica. Io per questa demo, diciamo, ho fatto un po' come si fa con i programmi di cucina, ovvero vi farò vedere come si prepara il tutto, ma non vi farò vedere tutto il tempo di cottura, passerò solo a farvi vedere la funzionalità, perché altrimenti comunque ci vorrebbe 10 minuti circa, un quarto d'ora per ogni applicazione che vado a rilasciare. Io adesso vado a creare un environment per farvi vedere un deploy. Environment potrebbe essere, noi gli environment li possiamo catalogare come una separazione logica di quello che noi andiamo a creare. In questo caso, se io ho creato il project per la mia applicazione, gli environment potrebbero essere sviluppo, pre-produzione e produzione. Nell'environment di sviluppo, ad esempio, tramite un drag and drop mi porto giù il Docker Standalone Host, che non è nient'altro che una virtual machine che ha già il servizio Docker installato e il Murano è agente a bordo. Qui vado a vedere, a definire il nome dell'application, Docker Machine. Qui, come potete vedere, ho messo una URL interna, che è un repository Docker nostro interno, perché altrimenti avrei dovuto scaricare ogni volta 2 GB da internet ed è impensabile. Vado a definire il flavor dell'istanza che sto andando a creare, la key pair, quindi la chiave SSH che io utilizzo per connettermi in SSH volendo all'istanza, la variability zone e lo string. Come potete vedere è optional, perché come mi diceva Michelangelo, se noi specifichiamo il nome, la macchina prenderà quello il nome, altrimenti prenderà un hash alfanumerico di X caratteri. Vado a fare il create. In questo caso vado a deployare un container master. Ah, attenzione, perché come potete vedere io ho creato il Docker Standalone Host Last Operation Component Draft Created. Questo perché? Perché mi dà la possibilità di fare la bozza. Quando sono pronto per rilasciare l'environment, clicco Deploy Environment. Fintanto che io non clicco Deploy, non succederà niente all'interno di OpenStack. Mi tiro giù il MySQL Master Container, Application Name MySQL Master, definisco il container host che andrà a contenere questa immagine Docker,
il nome dell'immagine e il repository da dove scaricarla, la password di root, l'utente e la password per la replica. Tutto questo che state vedendo io lo definisco all'interno del UI.yaml, come vi ho detto prima, della struttura del package di Murano. Vado a definire la porta. Alcuni di voi si chiederanno perché ci sono due porte, perché una è la porta interna del container, l'altra, questa qui, è la porta che va in bind sull'indirizzo IP che prenderà l'istanza. Visible from outside, se io voglio raggiungere il mio database dall'esterno, metto la spunta, che di default è abilitata. Ho terminato, posso andare a rilasciare l'environment. Deploy this environment. Come potete vedere qui su Last Operation, man mano verrò aggiornato su cosa sta succedendo all'interno dell'environment. Visto che la procedura di provisioning richiede circa 10 minuti, io non posso agganciare uno slave fin tanto che non ho un master. Quindi prima dovevo aspettare questi 10 minuti, dopodiché potrò agganciare lo slave. Quindi, come vi dicevo prima, passerò già all'environment definito per farvi vedere le funzionalità. Vedete create VM for Docker server e da anche time update. Vado a selezionare l'environment di demo. Io qui ho creato un classico caso di alta affidabilità, ovvero due istanze Docker, quindi sono due istanze Nova che hanno a bordo il Docker e un MySQL master che mi gira su una virtual machine, MySQL slave che mi gira su un'altra virtual machine. Difatti, come risalta subito all'occhio, gli indirizzi IP sono differenti, 144 per il master, 145 per lo slave. Quando vado a creare i container tutti su un'unica macchina, tutti i container condivideranno quell'indirizzo IP, perché io posso allocare solo un floating IP a un'istanza. Una cosa molto simpatica è la topologia che ci disegna. Qui, se io ci passo sopra, ad esempio nel caso della rete virtuale, mi fa vedere l'indirizzo IP e mi fa vedere che il master è erogato su questa istanza Docker, che è un'istanza nuova. Lo slave è erogato da un'altra istanza nuova. Questo qui è l'external network. Nel frattempo l'environment di sviluppo si sta deployando e adesso vi farò vedere la funzionalità di replica. Mi apro un'altra tab. Questa qui è la macchina slave. Slave.io e slave.sql running, yes, yes. Show master status. Ok, quindi create database people. Andiamo a selezionare use people. Il database non esiste. Creo database people. Utilizzo database people sullo slave. Vado sul master, create table test. Quindi, 5, auto, incrementa, no.
performance non sono ottimali perché comunque siamo su un environment di test. Insert, into, test, values, default. Andiamo a fare the insert su master, passiamo sullo slave, set, start, from, test. E questa qui è la completa funzionalità di replica che noi riusciamo ad utilizzare tramite un paio di click, come avete visto. Cioè il deploy di un database master non mi è costato praticamente niente ed è la portata di qualsiasi persona, senza andare a installare un sistema operativo, installare il servizio sopra, configurare il database, eccetera, eccetera. Qui sto installando l'applicazione. Noi questi container li abbiamo preparati per utilizzare MySQL Enterprise. Difatti non so se avete notato, ma show status 5.7.12 Enterprise Commercial. Questo perché? Perché adesso vi faremo vedere le funzionalità di aggancio a MySQL Monitor 0.12.203. Togliere per tutti. Vado ad aggiungere la maglia scritta in istanza 10.0.12.144. Questo qui in ambienti di produzione va messo yes e vanno creati degli utenti con privilegi ristretti. In questo caso, essendo una demo, metto no. Aggancio anche il secondo. In modo che vede anche l'altra stanza. Allora questa qui, questa è la stanza master e quest'altra è la slave. Ok, MySQL Monitor si è già accorto che io ho aggiunto delle istanze che sono sotto un replication loop, tant'è vero che potete vedere replication. Io vado sulla dashboard, vado su replication. Lui mi crea la topologia di replica. In questo caso non so se riuscite a vedere tutti, ma c'è una freccia. Una freccia significa che la replica è così. Io per test nei giorni precedenti comunque ho fatto anche il rilascio di più istanze slave, giusto per capire come lavorava bene sul replication loop, e mi si era creata una topologia infinita perché comunque avevo messo un master con due slave che a loro volta andavano su slave, tutto questo utilizzando sempre i package Murano e nient'altro di più. Con un paio di click si possono creare delle topologie di replica molto complesse. Volendo on demand, per esempio, se un cliente ha un determinato requisito, noi possiamo modificare il nostro package, scriverle uno nuovo apposito, magari per supportare anche una replica master-master, ad esempio. Ok, l'environment di prima, sviluppo, è stato rilasciato. Come potete vedere, mi ha detto application MySQL master is available at IP146, perché ogni qualvolta vado a rilasciare una nuova stanza viene staccato un nuovo indirizzo IP.
dai fluiding qui. Scusa, una domanda al volo. Certo. Dato che l'abbiamo vista la creazione di distanza? Abbiamo visto la creazione di distanza slave, giusto? Sta cioè, solo fare. Ah, la stai per fare adesso? Sì. Allora, il caso di prima, io ho creato due istanze per una questione di alta affidabilità per farvi vedere come poteva essere configurato, con un master e uno slave. In questo caso noi abbiamo solo un'unica macchina che ci andrò a creare solo per scopo di test. Il master già l'ho creato e adesso andrò a agganciarci uno slave. Name MySQL slave, questa finestra è completamente uguale a quell'altra, application, qui purtroppo mi chiede una password abbastanza complessa, infatti sto utilizzando questa password qui. Come potete vedere cambia la sezione, qui mi viene richiesto l'indirizzo IP del server master 10.0.12.146, lo potete vedere anche da qui, la porta è di default 33.06, ma volendo la posso cambiare. Devo andare a specificare la password di root perché tramite le utility del MySQL utilities, MySQL DB export e DB import, andrà a eseguire un export dal master, se lo importerà in locale e dopodiché farà lo start slave, in modo che da quel momento in poi ogni modifica che verrà scritta sul master verrà replicata a sua volta sullo slave. Sempre solita cosa, in questo caso ho necessità di cambiare la porta perché comunque un'applicazione sull'indirizzo IP.146 sulla porta 3306 già c'è in bind, quindi se io questo container lo specifico sulla porta 3306 ovviamente mi dà errore, perché come dicevo prima una Docker machine è un'istanza, un'istanza può avere un unico floating IP. L'utente che non sa niente di scripting, non sa niente di come si fa a creare un'istanza in replica, come ha fatto vedere Daniele, drag and drop e metti dentro quei parametri che peraltro sono previsti perché voleva far vedere l'impostazione completa. Se tu nello script già prevedi di cablargli dei valori predefiniti, non hai neanche bisogno di chiedergli tutte le informazioni. Dipende dalla situazione che devi implementare tu. Ecco la ragione per cui poi la flessibilità è data da di cosa hai bisogno nella tua azienda, quali sono le tue policy, quali sono i tuoi standard, quali sono le tue necessità. Attualmente è così, per ritornare un attimo sul discorso di posso agganciare uno slave a un'architettura già esistente, per come è fatto così dovrei fermare un attimo il database di produzione e agganciare lo slave. Ovviamente non è neanche minimamente pensabile di fare una cosa in ambiente del genere in ambienti di produzione, ma si studia la metodologia di come fare e si applica. Okay. Anche solo per la demo l'appetito viene mangiando. Si doveva partire con una singola istanza in cui dovevamo replicare quello che faceva Trove con Murano. Poi si è detto sì, ma facciamo qualcosa di più, perché sennò dice perché usare uno e non l'altro. Allora ha detto ok, creiamo più istanze MySQL dentro container su una singola istanza nuova. Lo step successivo dice vabbè, ma là facciamo anche un master slave. Se avessimo avuto un'altra settimana di tempo, lui sarebbe andato a vivere su Marte, probabilmente avrebbe creato una prima colonia. Per fortuna ci siamo fermati un pizzico prima, quindi... Io quando ho visto Murano mi sono innamorato, perché praticamente c'è la possibilità di mettere qualsiasi applicazione a disposizione, cioè il deploy di qualsiasi applicazione a disposizione di una persona anche che diciamo non è un tecnico. In questo caso lo sviluppatore si mette in gioco. La tua ultima affermazione non è piaciuta a tutti. Ho sentito. Però magari noi, che ne so, possiamo chiedere a una persona che lavora per noi, che ne so, mi dai due clic lì e mi rimettessi i dati? Cioè alla fine inserimento dati. Quindi... Sì, poi è ovvio che poi la vai mai scherzare, al di là delle battute, certo, l'idea è quella di avere un sistema controllato dove chi non se ne intende può fare la richiesta e il deploy di ambienti, ma in maniera comunque controllata, non a casaccio, quindi senza la complessità di dover insegnare. È il vantaggio di avere un catalogo, di avere un as a service, un sistema. Adesso magari faccio venire l'acquolina leggermente alla bocca.
tocca leggermente a qualcuno, Murano, application package, community app catalog, app.openstack.org, il sito ufficiale di OpenStack, Murano package, Apache HTTP server, Apache Tomcat, AppCGL, application server bundle, cloud foundry, database bundle, docker, docker-fip, docker-glassfish, Grafana, docker-getbook, HTTPD, cioè possiamo andare a deployare una marea di applicazioni a partire da qualche clip, nginx e così via.